Qualche domanda dopo questa? Ma sì, subito dopo questa. Intanto complimenti, congratulazioni per la vittoria, una vittoria meritata. L'aveva detto dopo la vittoria con l'Ascoli, ci manca l'ultimo passo per raggiungere l'obiettivo che sarebbe una meritata vittoria ed è arrivata. Ci può raccontare come è arrivata, come è stata vissuta in panchina questa vittoria? No, è come è arrivato, avete visto più o meno, ragazzi, veramente un merito di ragazzi che un'altra volta hanno messo cuore dentro, hanno messo voglia, grinta, hanno messo tutto quello che abbiamo lavorato tutto l'anno, abbiamo preparato tutto l'anno per questo obiettivo alla fine. E niente, siamo tutti contenti, sono contento per i ragazzi, hanno meritato questo. E adesso abbiamo oggi festeggiare e già domani pensare di preparare quello nuovo campionato, una nuova esperienza per noi. Il palo di Okoro ha fatto un po' tremare tutte le convinzioni della squadra. All'intervallo cosa ha detto ai suoi giocatori per spronarli a dare meglio? Perché dal rientro ha segnato subito Pejic dopo 2 o 3 minuti. Ma ogni tanto a loro ci serve un po' di mia cattiveria, quella mentalità che io cerco di mettere sempre, anche in allenamento, anche in partita. E non ho niente particolare, chiedo sempre da loro di giocare, di non avere paura, perché magari ho visto un pochettino paura primo tempo, che non hanno avuto coraggio di tenere palla, di giocare, fare passaggi, fare possesso. E poi sempre chiedo da quelli che penso che sono quelli che devono portare gioco, che devono essere quelli più importanti in squadra, come Peo, Palma, Russo, Raymond, Nedj da dietro, di prendere fiducia, prendere responsabilità e portare questa partita avanti. E veramente hanno fatto tutti insieme, con tutta la squadra, hanno fatto quello e sono contentissimo io. Lei aveva detto invito tutti a venirci a vedere alla finale, un po' magari se lo sentiva e vuole dire qualcosa ai tifosi, dedica a qualcuno questa vittoria che alla sua prima esperienza sulla panchina della Primavera Bianconera. Eh sì, ma dedico a tutti quelli che sono stati dietro a noi, a presidente e società che mi hanno dato questa opportunità, che hanno avuto fiducia in me, che per me è una grande esperienza e penso che con questo obiettivo che abbiamo raggiunto, che gli ho dato tutto, ho tornato tutto e ha dimostrato che io voglio lavorare, voglio crescere, voglio arrivare a top level e faccio tutto per quello. E anche mia famiglia, miei amici, a tutti quelli che sono stati veramente dietro di me, ci sono tante persone, ma quelli che sono più vicino, che credevano sempre in me, in questo lavoro, come io che credo in questa squadra, e grazie a loro alla fine, e un po' anche a nostro Signore che aiuta sempre, abbiamo raggiunto questo nostro obiettivo. Un'ultima cosa e poi la lasciamo andare a festeggiare in spogliatoio. Ci fa vedere da vicino la medaglia. Sì, qua. Grazie mille, grazie anche a voi che siete stati qua con noi, grazie mille.